Preghiamo. Signore, ti ringraziamo per queste offrende che tu ci hai messo di antemano nei nostri cuori, che diano questo frutto, Signore, nel proposito dell'Evangelio, che la tua parola sia sparsa per tutto il mondo, Signore, nei tutti i confini, e così quella promessa si possa cumplire e tu possa venire. Signore, non c'è nessun tipo di difficoltà, ci fidiamo in te, e con la preghiera ci confermiamo che tu sei il nostro Dio. Ognuno di noi ti ringraziamo, Signore, per tutto il bene che ci dai, perché realmente sei un padre, un amico, e grazie, Signore, per la benedizione che tu dirami su ognuno di noi, soprattutto tutte le famiglie di questo mondo, e aiutaci, Signore, a fare la tua volontà. In Cristo Gesù ti ringraziamo tutto, Signore. Amen. La scuola del sabato finisce qui, vi auguro un buon proseguimento di settimana e lascio lo spazio agli anziani. Buongiorno e buon sabato. Iniziamo subito con il nostro mini giornale con notizie flash per le chiese avventiste. Torna la festa del libro ADV. Da sabato 27 a domenica 28 ottobre, ordinando qualsiasi libro dell'apposito catalogo speciale distribuito nelle chiese e consultabile sul sito, si potrà usufruire di sconti dal 20 al 50% sul prezzo di listino. Inoltre, un'offerta particolare di un libro a colori a solo 1 euro da acquistare e regalare ai propri amici. Per poter usufruire degli sconti bisogna ordinare nelle fasce orarie di sabato 27 dalle 18 alle 22 e di domenica 28 dalle 9 alle 15, chiamando allo 055 53 86 230 oppure direttamente sul sito www.edizioniadvshop.it. Vediamo insieme lo spot. Cosa ci sarà a Firenze dal 30 novembre al 2 dicembre? Il quarto appuntamento con il forum permanente per l'evangelizzazione. Il tema di quest'anno è sulla salute e la spiritualità. Workshop ed interventi di specialisti su attività motoria, gioco, sport e fede. Gli strumenti di promozione sociale del benessere e della salute. La storia della teologia del corpo nella tradizione della riforma e dell'avventismo. La teologia del corpo e salvaguardia del creato. Novità, ci sarà anche una mostra sul tema dell'ambiente, la creazione e la salute. Seguiamo insieme lo spot.
Grazie per averci seguito e buon sabato a tutti. Buon sabato, fratelli e sorelle, è un piacere essere qui ancora una volta insieme, una mattinata. Intanto un caloroso benvenuto, un saluto agli ospiti che sono qui con noi questa mattina. Magari non ne sono a conoscenza, però ci sono. Conosco per ora una signora che questa mattina ho conosciuto personalmente. Si chiama Fiamma Dragoni, se ti vuoi alzare in piedi, è qui davanti, ok? Lei è di Firenze, fino a 19 anni è stata qui, poi per 60 anni è nata in Inghilterra, dove tuttora abita, una volta l'anno viene qua a Firenze, ecco, quindi abbiamo il piacere di avere un ritorno praticamente, una nostra sorella in fede. Do subito la parola a Enza, che è per una comunicazione importante. Saluto anche chi ci segue via radio e via streaming, giustamente, e che anche per voi un buon sabato. Buon sabato a tutti. Allora, una comunicazione relativa alle elezioni dei delegati dell'Assemblea amministrativa 2019. Dunque, come sicuramente sapete, allora ogni 5 anni c'è questa Assemblea amministrativa. Si tratta appunto di una Assemblea nazionale che... Allora, andranno 8 delegati della nostra comunità e ogni chiesa avrà i suoi delegati, va bene? Allora, noi come Chiesa di Firenze abbiamo avuto il numero in base al numero dei membri che fanno parte della nostra comunità. Quindi in base al nostro numero, che sono 482 membri, abbiamo la possibilità di mandare 8 delegati e 3 riserve. Allora, che cosa è l'assemblea amministrativa? Praticamente i delegati formeranno delle commissioni che stabiliranno le strategie e gli incarichi per i prossimi 5 anni. Bene, allora l'assemblea praticamente si terrà da domenica 24 febbraio a mercoledì 27 febbraio e durante la settimana. Allora, secondo il numero dei membri iscritti nei registri della nostra comunità, dovremo eleggere 8 delegati. Per quanto riguarda la procedura per la nomina dei delegati, il nostro manuale di chiesa recita questo, ve lo leggo così siamo più sicuri di capire. Al momento di dover eleggere i delegati, il pastore o il primo anziano, in collaborazione con il pastore, sottoporrà la questione alla chiesa. È possibile costituire una commissione che nomini i delegati o chiedere che lo faccia il comitato. Allora, in accordo con il comitato di chiesa, vi proponiamo di delegare al comitato stesso la responsabilità di individuare e formare una lista di delegati che vi proporremo, quindi dopo, per il voto. Per qualsiasi osservazione fate riferimento al pastore, che eventualmente riformulerà una nuova proposta da portare alla comunità. Quindi oggi appoggiamo questo, cioè che deleghiamo al comitato di chiesa la nomina di questi 8 delegati. Oggi l'appoggio, sabato prossimo il voto. Eventualmente, se dovessero esserci dei pareri contrari, la settimana prossima formuleremo un'altra proposta. Grazie, spero di essere stata chiara. C'è da appoggiare. Sono stata chiara, Saverio? Perfetto. Allora, per maggiori informazioni potete leggere sul messaggero avventista, va bene? Perché in questi mesi che verranno ci saranno sicuramente degli articoli indicati per l'assemblea amministrativa. Abbiamo appoggiato, quindi grazie, a sabato prossimo. Grazie Enza, questa mattina ci sono diversi annunci, quindi vi chiedo di essere sintetici e convincenti. Parola subito a Valentino. Buon sabato, oggi come vi è stato già detto più volte è la giornata dedicata alle famiglie e il tema che abbiamo scelto è stato quello del dialogo, della comunicazione
quindi la meditazione verterà su questo e il pomeriggio ci sarà un programma, come avete già saputo, dalle 5 in poi, un incontro con il professor Tomai, che è un esperto del settore, dove ci occuperemo dell'influenza che le connessioni continue che tutti noi abbiamo possono avere sui rapporti personali, familiari in primis e sociali in senso più allargato. Dopodiché alle 7:30 avremo una cena comune, quindi ognuno di voi porterà qualcosa, mangeremo tutti insieme quello che abbiamo portato. Se qualcuno di voi non ha avuto modo di preparare qualcosa, non importa, venga lo stesso, perché tanti in questi casi il cibo è sovrabbondante e non ci sono problemi. Alle 8:30 continueremo la nostra riflessione sul tema guardando un film dal titolo Disconnessi, che è un film che ha per tema la problematica della iperconnessione. Spero che siate numerosi, ci troveremo nella sala del Casellario. Se fossimo così numerosi che nella sala del Casellario non ci stiamo, troveremo un'altra soluzione. Ma in ogni modo, a priori adesso diciamo la sala del Casellario per tutto il programma, sia per il pomeriggio che per il mangiare, che per poi per vedere il film successivamente. Bene, speriamo di vederci numerosi pomeriggio. Grazie Valentino, parola a Saverio, che è un annuncio da parte della nostra casa editrice. Allora, nei 100 secondi, intanto buon sabato a tutti, nei 100 secondi è già stato fatto l'annuncio per sabato prossimo, la festa del libro a TV, quindi è già stato detto tanto. Io volevo solo aggiungere qualcosa, quindi la prima è questa, che il misterioso libro a un euro a colori a un euro è la via migliore, va bene? Quindi un libro molto bello di Ellen White, perché tra l'altro è anche molto sintetico, maneggevole, quindi un libro che si può facilmente regalare a tutti quanti, alle persone che conosciamo e alle quali vogliamo dare insomma qualcosa di importante anche dal punto di vista spirituale. Quindi saranno in vendita a un euro, va bene? Quindi uno con 10 euro se ne prende 10 e può fare regali a destra e a manca. Questo. Poi un'altra cosa è che ovviamente anche voi, come faranno da tutta Italia, ci potete telefonare negli orari indicati, però noi siamo qui a Firenze. Quindi se volete potrete sabato prossimo essere con noi, perché alle 16 ci sarà un programma, ci sarà la presentazione di un libro recentemente pubblicato dalla casa editrice ADV, che è un libro di Rolando Rizzo, Il principino scomparso. Anche questo è un romanzo, insomma chi li ha letti sa che i romanzi di Rolando Rizzo hanno in realtà sì, hanno una storia, una trama, ma parlano anche dei valori della Chiesa avventista, delle sue credenze, dei suoi insegnamenti. Quindi è un modo per portare il nostro messaggio nell'ambito, diciamo così, della cultura. Alle 16 sabato prossimo, quindi ci sarà la mattina un culto dedicato al tema del libro, che verrà fatto proprio da Rolando Rizzo, il sermone dico, e poi nel pomeriggio ci sarà la presentazione del suo libro alle ore 16 nella stanza del Casellario. E poi alla conclusione, insomma, noi staremo qui con il banchino della casa editrice e quindi avremo modo di prendere le vostre ordinazioni oppure anche di poterli acquistare i vari libri. Ora, un'ultima cosa voglio dire e vado via. L'anno scorso c'è stata una bella partecipazione sia da parte delle chiese italiane che della chiesa di Firenze, e questo ci fa molto piacere. Riconosciamo che la partecipazione è stata ottima da parte della Chiesa di Firenze, è andata oltre le nostre aspettative, e questo si è visto, perché non eravamo assolutamente preparati a ricevere la vostra invasione, per cui ci sono stati dei disguidi, non riuscivamo insomma a portare per tempo i libri ordinati, per cui ci sono state persone che hanno aspettato lì mezz'ora, tre quarti d'ora insomma per ricevere il libro che avevano prenotato. Ecco, ci tenevo a dire che chi ha fatto questa esperienza, non vi preoccupate, quest'anno insomma era la prima volta l'anno scorso, quest'anno siamo organizzati, non si ripeterà questa cosa, quindi vogliate essere, come dire, altrettanto
vicini a noi, propositivi e generosi come siete stati l'anno scorso. Allora, abbiamo, ultima cosa, i cataloghi, guardate come sono belli, cioè sono bellissimi anche i cataloghi, per cui uno, diciamo, collezionateli, perché poi quando ne avete 10 diversi sono carini. Va bene, allora sono a vostra disposizione. Vi chiedo, chi è interessato a riceverlo, di alzare la mano, perché vi verranno dati subito, insomma consegnati subito questi cataloghi. Ecco, se anche sopra siete interessati a ricevere il catalogo, ci pensa Andrea, insomma, quindi potete andare lì al banchino di Andrea e li potete prendere e ricevere. Mantenete le mani alzate, perché se no non vi vedono. Grazie e buon sabato. Grazie Saverio, intanto che le mani rimangono alzate, chiamo qui Federico e Gabri, per un annuncio da parte del Dipartimento della Musica. Sì, buon sabato a tutti, fratelli e sorelle, buon sabato anche da parte nostra. Siamo con Gabriele e appunto in rappresentanza della Commissione Liturgia e Musica, e ci tenevamo a ricordare i nostri appuntamenti del coro, oggi alle 3:30 qui, e domani invece dell'orchestra alle 6, quindi domenica, domani alle 6 e oggi alle 3:30 qui. Saranno i due primi incontri, quindi saranno due incontri molto importanti, più che altro per capire appunto come andremo ad organizzare i successivi incontri e appunto ad organizzare le prove a venire. Sì, volevo giusto dire due parole su qual è il nostro scopo. Il nostro scopo non è quello semplicemente di cantare insieme e di divertirci cantando, ma il nostro scopo è quello di diventare dei servitori di Dio attraverso la musica. Avremo modo di approfondire, di parlare, di dialogare su il concetto di lode, il concetto di adorazione, e oltre ovviamente che a cantare e a divertirci per stare bene insieme. Quindi vi ricordo un'altra volta i due appuntamenti, tranquilli, non c'è nessuna audizione, quindi chiunque abbia la voglia e il desiderio di partecipare può venire oggi per il coro alle 15:30 e domani chiunque sappia suonare uno strumento è ben accetto alle 18 in chiesa. Grazie mille e spero di vedervi in molti. Grazie Massimo, Arrazzo, Corinne. Okay. Buon sabato, siamo qui per ricordarvi che la settimana di preghiera sta per iniziare, cioè si sta avvicinando. Dal 4 al 10 novembre avremo modo appunto di dedicare una settimana alla riflessione sul valore dell'importanza della parola di Dio, quindi un invito al ritorno alle scritture, a capire come leggerle, cosa ci dicono, che insegnamenti ci possono dare per la nostra vita. Quindi sarà, speriamo, una settimana che possa essere fortificante per tutti noi. Quindi iniziate già a segnarvi nell'agenda che sarà dal 4 al 10 novembre, in modo da poter organizzare la settimana per poter vivere insieme dei bei momenti la sera. Questa è la locandina che abbiamo preparato e come vedete appunto gli orari sono abbastanza analoghi a quelli degli scorsi anni, quindi la domenica nel pomeriggio, dal lunedì al venerdì la sera alle 8 e il sabato poi la mattinata conclusiva, che fra l'altro si concluderà con un bellissimo evento, cioè il battesimo di Samuele Abiusi e Shirley Kagira. Quindi come non finire al meglio una settimana di preghiera con due ragazzi che si danno la loro vita a Dio. Quindi segnatevi questo appuntamento dal 4 al 10 novembre. Un'altra piccola cosa, la locandina l'abbiamo attaccata in tutte le bacheche che abbiamo in chiesa affinché possiate vedere tutti. Se poi volete abbiamo anche una pagina Facebook dove c'è questa locandina, così la potete scaricare e consultare in qualsiasi momento. La pagina Facebook è questa. E niente, noi la teniamo costantemente aggiornata affinché possiate avere tutte le informazioni riguardanti la nostra vita di chiesa, di cui fa parte anche la settimana di preghiera che stiamo organizzando. Grazie.
Grazie, come vedete la chiesa è proprio viva, sono tante cose, bene così. Allora, un annuncio che forse già sapete, chi di voi ha letto il bollettino, in settimana chi è nato? Chi è Pablo? Esattamente, il figlio di Luca è Alessia, Luca è il nostro pastore, è nato mercoledì alle 22:20, e quindi veramente... Loro ringraziano la comunità per l'affetto dimostrato in questi giorni e quindi anche noi rinnoviamo, no, il nostro, la nostra gioia per questa nascita. E, la Chiesa ha sia bambini piccolini che nascono e poi anziani che veramente continuano con dignità a portare avanti gli anni. In settimana Lidia e Maria Guelfo Battista hanno compiuto la prima 92 e la seconda 82 anni, quindi veramente che il Signore continui a benedirvi. E in particolare questa mattina Maria mi diceva che ringrazia la comunità perché nel bigliettino che le ha dato, penso Enza, forse a parte della Chiesa, c'era il Salmo 4,8 a cui lei è molto affezionata, quindi veramente se ne benedica tanto. E purtroppo però, come sapete, ci sono fratelli e sorelle che per diversi motivi non possono essere con noi questa mattina, per anzianità, motivi di salute. Ecco, a voi che forse ascoltate va il nostro affetto, il nostro pensiero, e le nostre preghiere, in particolare Rachele Cupertino, che ho saputo che questa mattina è entrata di nuovo in ospedale, lei si sta riprendendo da una brutta polmonite, è ancora fatica a recuperare, e anche suo fratello Zoele, la muraglia, è in ospedale da un paio di giorni, quindi ricordiamoci anche di loro. E anche Riccardo Cocchi, lunedì subirà un intervento al CTO, e quindi... uniamoci anche in preghiera per lui, non vuole scendere nei dettagli, poi chi è interessato può contattarlo direttamente. Veniamo ora invece a un momento per cui chiedo un po' di raccoglimento. Purtroppo nella vita ci sono nuove nascite, chi compie 92-82 anni e c'è chi alla tenera età di 6 anni se ne va, come il bambino che era in macchina in settimana insieme ad altri tre giovani e a un padre di famiglia, fratello della nostra sorella Maria Luisa Lopez, che come anche da lei desiderato vuole venire qui. E, purtroppo in settimana appunto il fratello di Luisa è stato coinvolto in un incidente stradale da solo, era a Capoverde per vacanza, la dinamica non è molto chiara, e fatto sta che in questo incidente hanno perso la vita lui, i suoi tre figli e un bambino di 6 anni che era con loro, un nipotino, giusto? Ecco, quindi noi ci stringiamo come comunità e lei stessa vuole in qualche modo ringraziare la comunità per l'affetto dimostrato. Io non so cosa dire, voglio solo abbracciarvi e dirvi grazie. E ringrazio la chiesa di Empoli, ringrazio la chiesa di Pistoia e di tutta la chiesa d'Italia che ho ricevuto la chiamata, direttamente anche fuori d'Italia. Vi ringrazio di tutti i vostri affetti, senza di voi non so dove ero. Scusatemi, grazie. Ricordo per chi non lo sapesse che nell'arco di un anno Luisa non ha perso solo questo fratello, ma una sorella e un altro fratello. E pensiamo quindi anche a suo padre. Questa mattina Luisa mi diceva: mio padre si sente di essere un secondo Giobbe. E ha perso tre figli che sono morti, due sono scomparsi, quindi cinque figli in tutto sono spariti dalla sua vita. Quindi pensiamo anche a questo padre, ricordami il nome? Juan. Juan, quindi ricordiamoci di pregare per la famiglia di Luisa, di starle vicino anche col silenzio, a volte le parole non servono in questi momenti. Stamattina Luisa diceva: perché? No? Io mi chiedo perché. Non c'è risposta, fratello e sorella, a questa domanda. Non cerchiamo di dare delle motivazioni, dei perché. Se lo Signore lo sa, quello che possiamo fare, come lei stamattina mi ricordava, e sono contento che viva così questo momento, continuare a confidare che Dio è un Dio buono, che è fedele, che ci ama. Anche quando non comprendiamo come questa cosa non la possiamo comprendere. Scusate, un'altra cosa, la cosa che dico è perché mio fratello, io non lo sapevo, di solito uno non conosce le persone, comunichiamo tutti i giorni, tutti i momenti, lui era una persona di chiesa
è partito da Capo Verde, aveva solo 14 anni. È rimasto in chiesa sempre, è nato in chiesa, è rimasto in chiesa, fa parte della chiesa di Boston, anziano della chiesa di Boston. Ha fatto tanti anni di missioni, non lo sapevo. Mi ha spiegato il pastore Bouillon, ieri, che mi ha chiamato, mi ha raccontato tutta la storia del mio fratello. Quindi, a volte stai accanto a una persona e non lo sai. Io non lo sapevo. Cioè, parliamo di tutto, ma non di quello che lui faceva. Vi ringrazio di cuore. Prima di unirsi in preghiera, vorrei leggere, ricordarsi anche da questa mattina le parole dell'Apostolo Giovanni in Apocalisse 21, versetti da 1 a 4, che è la nostra speranza. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi, il mare non c'era più. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro, essi stessi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose prima sono passate. E in altra parte dirà: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Amen. Vi invito ad alzarvi e unirsi in preghiera per questa particolare situazione, oltre che per gli altri fratelli e sorelle. Signore nostro Dio, grazie innanzitutto per la tua presenza qui con noi questa mattina, perché la tua misericordia si rinnova ogni mattina e così pure la tua fedeltà. Signore, dinanzi a drammi come questi, queste tragedie, non abbiamo risposte, sono tante le domande. Ma vogliamo continuare, Signore, a confidare in Te e non crearci di Te un'immagine brutta, non dipingerti come un Dio assente o cattivo, che è un po' la tentazione in questi momenti, un Dio disinteressato alla nostra storia, alla vita dell'uomo, alla sofferenza. Ricordaci, Signore, che Tu per primo hai sperimentato la sofferenza. Aiutaci a capire come affrontare questi momenti, perché spesso non sappiamo come farlo. In questo momento ci sono fratelli e sorelle che sono magari ospedalizzati, sono a letto, stanno male, che possano sentire, Signore, la Tua consolazione, la Tua presenza, la vicinanza anche tramite i cari che hanno vicino, gli amici, fratelli e sorelle di chiesa, e in questo momento in particolare. Ti ringrazio perché hai messo nel cuore di tante persone di contattare Luisa e di farle sentire veramente che ci sei, anche tramite le Tue estensioni, che siamo poi noi, le braccia, le mani, la voce, le parole, e che possa Luisa, così come suo padre, Juan, continuare a vivere nella speranza Tua che ci hai dato, senza mollare, senza vacillare, o anche vacillando, Signore, tenendo salda la mano a Te, e che possano veramente sentire l'affetto della Tua Chiesa, a partire dal Tuo affetto, nel modo che Tu sai, in modo personale, ma sarà sicuramente un modo che riuscirà ad arrivare al cuore di Luisa, così come della sua famiglia. E Signore, dacci di essere sensibili a queste cose e a saperle affrontare con saggezza, saper anche rapportarsi in modo migliore con chi sta soffrendo in questo momento. Facci capire come accompagnare al dolore, alla sofferenza chi abbiamo accanto, Signore. Grazie, Signore, veramente per le Tue parole di speranza, perché ci prometti che un giorno tutto questo scomparirà. A partire dalla sofferenza alla morte, Signore, Tu farai nuova ogni cosa e sarà vita per sempre, una vita piena, una gioia piena, una pace piena, un amore pieno. Ogni cosa, Signore, nel Tuo santo nome, per le Tue promesse. Amen. Rimanendo composti, e ora ci rimaniamo in silenzio riverente per la seconda parte. Grazie.
Signore nostro Dio, in questo momento veniamo a Te, perché come Chiesa ci stiamo consacrando, Signore, a Te, per ricevere ancora una volta un messaggio che possa fare noi del bene. E quindi, Signore, invochiamo la presenza del Tuo Spirito Santo perché possa guidare questo momento in tutte le sue parti e in particolare perché possa sostenere Valentino nel messaggio che questa mattina condividerà con tutti noi, con chi ci segue anche da casa, e che veramente possa essere ancora una volta un messaggio per la nostra edificazione, per il nostro percorso di fede, questo cammino che facciamo con Te. Ogni cosa, Signore, nel Tuo santo nome. Amen. Buon sabato. Buon sabato. Buon sabato. Bravissimo. Questa mattina vi voglio raccontare una storia che è successa nella regione dove sono nato io, perché io non sono nato in Toscana, anche se non si sente più perché ormai ho preso l'accento fiorentino. Io sono nato in Piemonte, e precisamente ad Asti. Asti è una cittadina bella, beh, non è bella come Firenze, ma è bellina. Allora, nei dintorni di Asti ci sono tante colline. Su queste colline i contadini coltivano un frutto, vediamo un po' chi lo indovina. Coltivano, dimmi. No, un frutto che mangiamo anche qui in Toscana. L'uva, bravissimi, bravissimi. L'uva. Perché l'uva si può mangiare così, con i chicchi, oppure si può spremere e fare il vino, o il succo d'uva o il vino. Su una di queste colline c'era un paese e al sindaco è venuta in mente un'idea. Ha chiamato a raccolta tutti gli abitanti di questo paese e ha detto: ascoltate, noi siamo un paese che produce vino, produce un vino buono, quindi per pubblicizzare ancora di più questo nostro prodotto ho pensato insieme alla giunta comunale di costruire una fontana proprio in mezzo alla piazza del paese, ma una fontana a forma di grappolo d'uva. E tutto il paese, wow, che bella idea, siamo d'accordo, siamo contenti. Però, dice il sindaco, noi costruiamo la fontana, però poi non abbiamo più i soldi per riempirla di vino, perché questa fontana dovrà buttare vino. Quindi, se voi siete tutti d'accordo, noi costruiamo la fontana e voi porterete il vino nella vasca che noi costruiremo sotto questa fontana. E tutte le persone, i contadini di questo paese hanno detto sì, noi porteremo il vino, così avremo questa bella fontana che butta vino. Comincia la costruzione della fontana, quando è finita il sindaco dice: bene, la fontana è finita, portate il vino. E allora tutti, verso sera, verso l'imbrunire, quando finivano il lavoro, andavano da questa fontana, chi con una botte, chi con delle bottiglie, chi con delle taniche, e vuotavano dentro il vino. Quando questa cisterna è stata piena, il sindaco ha detto: bene, ora siamo pronti e domenica faremo l'inaugurazione della fontana. Allora la domenica tutto il paese intorno a questa grande piazza, c'era il parroco, c'era il sindaco, c'era la banda che suonava,
scopriamo la fontana, e la fontana viene scoperta. Boh, era uno spettacolo, bella, alta, a forma di grappolo d'uva, con degli acini grossi come dei meloni. E allora adesso attacchiamo le pompe e facciamo buttare il vino, giusto? Attaccano le pompe, attacca anche la banda a suonare, ed ecco che improvvisamente si sente questo rumore delle pompe, poi da questa fontana esce un'acqua limpida, bella, pulita. Ho detto acqua. Acqua! Il sindaco tutto preoccupato, non sapeva cosa fare, la banda smette di suonare. Ma secondo voi che cosa era successo? Bravissimo, hanno messo l'acqua al posto del vino, perché tutti hanno pensato, in fondo, su migliaia di litri di vino, anche se io metto soltanto 50 litri di acqua, non se ne accorgerà nessuno. Solamente che tutti hanno pensato così, e quindi l'acqua, la fontana, invece di buttare vino, ha buttato acqua. Quindi, questo che cosa ci insegna? Ci insegna che noi dobbiamo sempre dire la verità. Loro avevano detto che avrebbero buttato il vino nella fontana e invece hanno messo l'acqua e hanno detto una bugia. Io vorrei leggervi un versetto che troviamo nel libro di Zaccaria, il capitolo 8, il versetto 16, che dice: queste sono le cose che dovete fare, dite la verità ciascuno al suo prossimo. Noi dobbiamo sempre dire la verità. Ehi, cosa è successo? Allora, per concludere, noi dobbiamo sempre dire la verità, perché le bugie vengono sempre a galla, oppure, come si dice, le bugie hanno le gambe corte. Voi dite sempre la verità, giusto? Bravissimi. Allora, la storia è finita, adesso andate vicino ai vostri genitori e buon sabato. Al suono del pianoforte ci alzeremo in piedi per cantare l'inno 527, Padre ti amiamo. Rimaniamo in piedi e chi volesse seguirmi nella lettura, leggo dal libro di Giovanni, capitolo 1, versetto 1, la prima parte. Giovanni, capitolo 1, versetto 1. Nel principio era la parola. Posto. Allora, visto che oggi il programma è dedicato appunto alla famiglia, essendo responsabile del Dipartimento, volevo organizzare una meditazione da parte di un esperto sul tema. Mi è stato detto che no, bisogna che lo fai te la meditazione. E io ho detto, ma sai, io non sono un esperto del tema e non sono
esperto nemmeno di teologia. L'unica cosa che potrei fare è parlare del mio sentire, della mia opinione, del mio punto di vista, di quello che io credo, di quello che penso. E mi hanno detto, è questo che devi fare, e quindi questo farò. Non pretendo di dire, tra virgolette, la verità, anche perché la verità è difficile da dire. Si può dire la verità, forse si può provare a comunicare alcuni aspetti della verità, ma la verità che noi comunichiamo qual è? È la nostra percezione della verità, cioè quello che noi pensiamo di aver capito della verità. Ma se noi prendiamo persone oneste, sincere, e le poniamo di fronte alla stessa situazione, può darsi che hanno una percezione diversa dalla stessa realtà. Per cui pretendere di dire la verità credo che sia un po' complicato. Credo che umilmente dovremmo sostenere con forza e convinzione il nostro punto di vista, pensando che può non essere l'unico, anzi sicuramente non è l'unico, e non è detto che sia neanche giusto, però per noi lo è, perché quello è quello che noi abbiamo percepito, quello che noi che abbiamo capito. Quindi, detto questo come presupposto a quello che dirò, perché non è di questo ovviamente che voglio parlare, prendete quello che io vi dirò come la mia verità. E quindi voi utilizzatela, se volete, come punto di partenza o come punto di cammino per una vostra riflessione, affinché voi possiate avere la vostra verità, cioè la vostra conclusione. Allora, parliamo di comunicazione. La comunicazione oggi è una parola che va di moda, perché tutti vogliono comunicare, tutti quanti pensano. D'altronde la realtà biologica, la realtà sociale, pensiamo a un sistema biologico. Un sistema biologico, se si isola, muore. Una cellula ha bisogno di ricevere e di dare nel suo ambiente. Io ricordo che tanti anni fa, 1982, mi sono fratturato lo scafoide e mi dissero, è un problema, perché lo scafoide è un osso che non ha un'irrorazione, Bruno che è medico forse mi può dire se è vero, non ha un'irrorazione diretta, ma è un'irrorazione per diffusione tessutale, per cui il rischio che ci sia una necrosi settica, cioè dire che l'osso muoia per mancanza di nutrimento. Quindi capite quanto è importante la comunicazione tra le varie parti di un organismo. Poi parliamo di organismi, gli organismi che ci piacciono o no comunicano tra loro, sia gli organismi intesi come individui sociali, sia gli organismi intesi come gruppi di individui. Se voi andate in un noto supermercato, non voglio nominarlo per non fare pubblicità, che si trova a Sesto Fiorentino, nell'andare a Sesto Fiorentino, c'è una scala mobile, e salendo sulla scala mobile, sulla destra c'è primo principio dell'ecologia, tutto è collegato. Cioè, come dire, se voi buttate via un oggetto in maniera impropria, questo sicuramente causerà un qualche danno da qualche parte, più o meno evidente. C'è la famosa frase sulla borsa, sugli investimenti, no? Se una farfalla muove le ali a New York, crollerà un grattacielo in Cina. È per dire che non possiamo pensare che non ci siano collegamenti. Quindi, che ci piaccia o no, noi comunichiamo. Allora, la prima forma di comunicazione, quella per esempio dei bambini appena nati, ovviamente, è una comunicazione non verbale, il bambino non parla, il bambino comunica con i gesti, con le espressioni, e noi dobbiamo interpretare. Allora, l'interpretazione tipica, quando un bambino piange c'ha le coliche, i bambini hanno sempre le coliche, quando piange magari non è così, talvolta succede che non ha le coliche, e quindi bisogna cercare di capire quello che succede. Crescendo continueremo a comunicare in maniera non verbale, attraverso l'espressione del viso, attraverso la postura, per esempio questa postura ha un significato, mi dicono, particolare, attraverso le azioni. La comunicazione non verbale è estremamente importante, perché talvolta parla al posto nostro senza che noi ce ne rendiamo conto, cioè noi stiamo comunicando un messaggio che non sappiamo di comunicare. Stiamo parlando senza parlare. E stavo leggendo, mi sono venute in mente due parole, no, in questa cosa, sincero e ipocrita, che dovrebbe essere poi l'opposto. Allora, sono andato a cercare la derivazione di queste due parole.
Allora, sincero vuol dire senza cera, e dice: gli artisti, quando facevano una statua, se ogni veniva bene, mettevano della cera per tamponare i difetti, in modo da poter far sì che la statua fosse fatta bene. E allora gli artisti più bravi scrivevano sotto la loro statua l'etichetta senza cera, sincera. Ecco, talvolta il rischio è che noi nelle nostre espressioni vogliamo mettere un po' di cera per cercare di comunicare in maniera diversa da quello che effettivamente sarebbe giusto comunicare. Ipocrita invece, correggetemi se sbaglio, è un termine che viene dal greco, che era riferito agli attori, perché gli attori recitavano, e anche qui credo di ricordare, avevano una maschera nel recitare. E quindi la maschera cosa vuol dire? Vuol dire nascondere le espressioni. Quindi io attraverso la maschera non vi faccio sapere quello che penso, perché la maschera non ha espressioni, e quindi posso essere ipocrita. Ovviamente l'attore lo doveva essere per professione, perché lui deve interpretare un personaggio diverso da quello che è. Mi viene in mente come massima espressione Albanese. Albanese è una persona che ha una determinata visione della vita molto precisa, i suoi personaggi sono sempre l'opposto di quello che lui pensa, no? Perché vuol comunicare un messaggio attraverso un messaggio, diciamo, provocatorio. Quindi le espressioni non verbali sono estremamente importanti, sono significative, sono necessarie. Con i nostri bambini noi non possiamo non tener conto che parliamo con i nostri gesti, con i nostri modi di fare, con i nostri comportamenti. È inutile dire a un bambino che bisogna non rubare e poi quando si va insieme al bambino a comprare qualcosa gli dice: ma se vuoi possiamo non mettere l'IVA, basta dirlo, spendiamo qualcosa meno. Noi diciamo di sì, il bambino cosa capirà? Poi gli diciamo: no, tu non devi, devi essere onesto, non devi rubare. I messaggi talvolta sono contraddittori. Però diciamo, l'essere umano è stato dotato di una facoltà che è unica nel mondo del creato, che è la parola. La parola noi pensiamo che sia quella che sto usando io, cioè il modo di dire cose. Noi abbiamo visto che nella Bibbia, nella parola del Signore, la parola è un po' di più, ma su questo ci arriveremo dopo. Quindi la comunicazione verbale, diciamo che è estremamente importante, è fondamentale, perché permette di essere espliciti nella chiarificare quella non verbale. Cioè dire, io posso anche dare una comunicazione non verbale ambigua, non comprensibile totalmente, allora io mi devo spiegare, devo esplicitare affinché l'altro capisca esattamente cosa volevo dire. Faccio un esempio per assurdo: ci troviamo in una stanza, c'è una persona stessa a terra insanguinata e che è stata accoltellata, vediamo uscire fuori uno con un coltello in mano che scappa. Cos'è l'immediata opinione che ci facciamo? È quello dell'assassino. E se fosse colui che ha levato il coltello dalla piaga e sta andando a cercare aiuto? Prima di dire che è un assassino dovremmo sapere esattamente cosa è successo. Quindi prima di dare un giudizio sulla realtà bisogna conoscerla, bisogna sapere esattamente. E questo lo facciamo attraverso la parola, perché la parola comunica, spiega, esplicita. Quindi la parola è la base della comunicazione, cioè diciamo non è la base, è uno degli elementi fondamentali della comunicazione. Io così ragionando mi sono venuti in mente tre tipi di possibili modi di comunicare attraverso la parola. Esiste la comunicazione aggressiva. La comunicazione aggressiva è quella di colui che parla del vero, quindi sa cos'è giusto, quindi gli altri non hanno diritto di replica, perché quello che dice lui è incontestabile e guai ad alzare ad elevare una qualsiasi forma di contestazione, perché allora l'aggressivo diventa ancora più aggressivo. So di che parlo perché talvolta ho questa attitudine e me ne rendo conto e cerco di, diciamo, dopo una riflessione, diciamo, di una vita, ora non voglio fare il patetico, ma insomma di qualche anno di vita, credo che sia sbagliata. Credo che sia sbagliata per le considerazioni che facevo all'inizio. Spesso l'aggressivo è colui che in realtà non è sicuro di quello che dice, perché non è in grado di sostenere il contraddittorio con l'altro, non è in grado di argomentare,
e quindi aggredisce, perché così voi vedete nei dibattiti televisivi tra i politici, spesso quello che aggredisce l'altro è perché non è in grado di controbattere un'argomentazione logica, quindi lo fa in maniera aggressiva. L'aggressivo diventa passivo quando trova qualcuno più aggressivo di lui, e quindi la comunicazione passiva è quella di colui che accetta perché non è in grado di essere, diciamo, di portare avanti il proprio punto di vista, oppure è colui che è stato così umiliato, così offeso, così trattato male, che ha perso qualsiasi stima di sé e non è in grado di sostenere un'opinione, perché comunque le opinioni degli altri sono sempre più giuste delle sue. Esistono persone di questo genere qui, no? E sono persone disgraziate. Bene, adesso parliamo della terza visione, ed è quella dello scambio, che si chiama dialogo. Ovviamente la situazione è migliore, cioè lo scambio è quello in cui, ovviamente, sto dicendo cose che chiunque di voi ha già pensato di sicuro, lo scambio è quello in cui io dico un'opinione e ascolto l'opinione degli altri. Ma ascolto le opinioni degli altri. Vi è mai capitato di parlare con qualcuno? Quello dice una cosa, ma voi capite quello che pensate che avrebbe voluto dire, non quello che ha detto. Allora, io ho fatto, fino a che non ho finito il mio percorso lavorativo, facevi test agli studenti di scienze motorie. E gli dicevo sempre: ragazzi, attenzione, perché i più grossi errori che si trovano nella correzione dei test è che voi non avete interpretato correttamente la domanda. Siccome il tempo è breve, avete letto tre parole, avete supposto quello che c'era dopo e non l'avete letto, perché avete capito un'altra cosa. Ecco, nel dialogo talvolta succede questo, che noi ascoltiamo l'altro, ma non lo, cioè sentiamo l'altro ma non lo ascoltiamo, cioè gli attribuiamo quello che pensiamo che lui avrebbe detto e non ascoltiamo esattamente quello che avrebbe detto, no? Allora, io vorrei usare questi minuti che restano per analizzare un episodio della parola del Signore, dove Gesù ci dà l'esempio, secondo il mio modesto parere, del dialogo perfetto. Allora, noi lo troviamo in Giovanni, al capitolo 4, il versetto da 7 in poi, che è il dialogo con la samaritana. Io ho notato 8 punti di osservazione che mi sembrano interessanti. Allora, cominciando a leggere, una samaritana venne ad attingere l'acqua. Gesù le disse: dammi da bere. Ecco, la prima osservazione è: Gesù fa sentire l'altro importante. Si mette in condizione di chiedere, in condizione di dover ricevere. Quindi, se io devo ricevere qualcosa da te, vuol dire che tu sei qualcuno che mi può dare qualcosa. Credo che questo sia l'atteggiamento più importante quando noi dialoghiamo con qualcuno: pensare che l'altro ha qualcosa da dire, ha qualcosa da darci, o perlomeno dare all'altro questo, comunicare questo: quello che tu hai da darmi è importante. Andiamo avanti. La samaritana allora gli disse: come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana? Infatti i giudei non hanno relazione con i samaritani. Gesù rispose: se tu conoscessi il dono di Dio e chi ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto e egli ti avrebbe dato dell'acqua viva. Offre un'opportunità, comincia a dire: io chiedo da bere a te, ma ho anch'io qualcosa da darti. Ti offro l'opportunità di indagare, se vuoi, su quello che io ho da darti. Non impone il suo punto di vista fino a questo momento, ma offre qualcosa. Andiamo avanti. La donna gli disse: Signore, tu non hai nulla per attingere, il pozzo è profondo, da dove dovresti avere quest'acqua viva? Sei più grande di Giacobbe, nostro padre, che ci diede questo pozzo e ne beve gli stessi con i suoi figli e il suo bestiame? Gesù gli risponde: chi beve di quest'acqua non avrà sete di nuovo, ma chi beve dell'acqua che gli darò non avrà mai più sete, anzi, l'acqua che gli darò diventerà una fonte viva, una fonte d'acqua viva che scaturisce in vita eterna. Allora, questa signora fa un'obiezione anche abbastanza pesante. Dice: ma cosa mi viene a raccontare? Chi credi di essere? Chi credi di essere? Più grande di Giacobbe? Tu c'hai l'acqua viva? Gesù come risponde? Non risponde in maniera severa, risponde con dolcezza.
E il problema è che il tuo problema è che tu non sei informata. Io capisco che tu reagisci così, perché non sai. Andando avanti. E a questo punto la donna capisce che c'è qualcosa che deve sapere che non sa. E la donna disse: Signore, dammi di quest'acqua affinché io non abbia più sete e non venga qui al pozzo ad attingere. A questo punto Gesù ha aperto una breccia, ha creato fiducia e cosa fa? Cerca di far emergere nella donna i suoi problemi. Non gli dice: ma senti un po', ma te come ti metti a giudicare me con tutto quello che hai combinato in vita tua? Non fa questo. Gli dice, se voi lo seguite, sapete il seguito, va a chiamare tuo marito. Fa emergere i problemi, non li denuncia, non gli dice tu chi sei, tu cosa hai fatto nella vita, va a chiamare tuo marito. E la donna rispose: non ho marito. E Gesù: hai detto bene, non hai marito, perché hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo tu hai detto giusto. A questo punto la donna si trova inchiodata, perché capisce che questo la s'allunga. Allora cosa fa? Quello che facciamo tutti noi bravi cristiani, quando non sappiamo più controbattere l'argomentazione di tipo umano, la buttiamo in teologia. Allora lei la butta in teologia. Sì, ma senti un po', ma te che sei così bravo, si deve adorare qui, come hanno detto alcuni dei nostri, o si deve andare ad adorare a Gerusalemme? Chiaro che era una deviazione del discorso, perché non c'entra assolutamente nulla col fatto che lei abbia avuto 5 mariti, ora non ne ha più, eccetera. È semplicemente dire: ok, dei problemi miei adesso non ne parliamo, parliamo di cose più importanti. Vi è mai capitato di trovarci di fronte a questo tipo di situazione? Il dibattito teologico spesso, che è una cosa necessaria e utile, non lo voglio assolutamente sminuire, ma spesso viene utilizzato per non affrontare i problemi. Parliamo dei massimi sistemi che non ci coinvolgono poi nel quotidiano e quindi deviamo il discorso dalla realtà di questo momento. A questo punto Gesù risponde, come tutti voi sapete, che il luogo dell'adorazione non è significativo, è significativa l'adorazione e non il suo luogo. E allora lei capisce e arriva da sola alla conclusione: Signore, vedo che tu sei un profeta. Secondo voi sarebbe potuta arrivare a questa stessa conclusione la donna se Gesù avesse avuto un approccio di tipo aggressivo, di tipo assertivo? E lui lo poteva fare, aveva tutti gli elementi per farlo, tutti i mezzi. Ma come dice Paolo, tutto è possibile, ma non tutto è utile. Gesù arriva a toccare il cuore, a fare arrivare alla conclusione a questa donna della sua realtà e del fatto che lui la può salvare, le può dare quella mano di cui ha bisogno, perché lei ha bisogno di questa mano, ci arriva con ragionamento. Lei acquisisce la sua verità. Gesù non gli trasmette la sua verità, gliela fa acquisire attraverso la sua esperienza di dialogo, cioè lei attraverso l'esperienza acquisisce ciò che reputa essere vero. Non glielo dice Gesù, ci arriva da sola. Quindi pur nel rigore Gesù non cede mai al compromesso in questo dialogo, se vedete non fa nessun compromesso, ma pur nel suo rigore tratta la donna con rispetto, con amore, e fa emergere in lei la sua verità, il suo bisogno. Allora dico, Gesù era Gesù e lui era la verità. Nel capitolo di Giovanni, nel versetto di Giovanni che abbiamo appena letto, c'è scritto: nel principio era la parola, e ci siamo fermati lì, ma il versetto va avanti: la parola era con Dio e la parola era Dio. Quindi la parola di cui parliamo non sono frasi che escano dalla bocca, sono esperienze, sono relazioni. Noi non abbiamo, tra virgolette, la verità. Gesù è la verità, ma noi non possediamo Gesù. Possiamo relazionarci con Gesù,
Per cui, quando discutiamo con qualcuno, che atteggiamento, quando discutiamo, quando scambiamo opinioni, discutiamo da più l'idea dello scontro, che non voglio assolutamente in qualche modo evocare, che tipo di atteggiamento abbiamo? Abbiamo un atteggiamento assertivo, cioè di colui che sa di quello di cui parla e quindi non ha bisogno di contraddittorio perché tu devi ascoltarmi, oppure lo facciamo in maniera relazionale? In Giovanni 17, Giovanni 17 e 17 Gesù ci dice: consacra nella verità, la tua parola è verità. Ma la parola che cos'è? Frasi? Abbiamo visto che cos'è la parola, è Gesù, la verità è Gesù. Quindi io credo che noi dovremmo più discutere di verità relazionale che di verità intellettuale, perché se la verità è una persona non la possiamo raggiungere attraverso la comunicazione di fatti, di argomentazioni o di... possiamo soltanto comunicare le nostre emozioni, le nostre considerazioni, le nostre riflessioni in merito alla verità affinché l'altro possa arrivare alla verità. Quindi si parla in questo trimestre di unità. Quale unità noi dobbiamo avere? L'unità della relazione con Gesù, che può portare anche a modi diversi di concepire questa relazione. I primi apostoli, i primi discepoli, le prime chiese avevano modi diversi di concepire questa relazione, modi diversi di vivere questa relazione. Pensate a tutte le dispute tra ex giudei ma chi aveva ragione? Tutti avevano ragione. Nella misura in cui ognuno aveva questo tipo di atteggiamento in coscienza onesta, cioè perché pensa che quello sia quello che ha capito di dover vivere. Certo, se si parla di ipocrisia diventa un discorso più complicato, ma io non voglio parlare di persone ipocrite, voglio parlare di persone che onestamente credono di vedere in maniera leggermente diversa o anche pesantemente diversa il suo rapporto con la fede, il suo modo di vivere la fede. Volevo poi dedicare ancora 2 minuti, se me lo consentite, è già passato un po' di tempo, quindi è bene che finisca, al rapporto, questo è diciamo implicativo nei rapporti familiari con i bambini. Allora noi generalmente ai bambini tendiamo a dire quello che devono fare, perché noi siamo i genitori, o siamo i nonni, tra l'altro io dico sempre, no non lo dico sempre, lo dico da un po' di tempo, che bisogna essere stati nonni prima di diventare genitori, purtroppo non è possibile, perché si vede il mondo in maniera diversa. Allora con i figli tendiamo a dargli, tra virgolette, a dargli un'educazione, cioè a impartirgli un'educazione. Allora io dico, se noi diciamo al figlio cosa deve fare e che deve ubbidire, se il figlio questa ubbidienza la introita, la fa sua, cioè quello che noi gli comunichiamo lo fa suo e lo vive come qualcosa di positivo, lo farà anche quando noi non saremo presenti. Ma se lo farà soltanto perché gliel'abbiamo detto noi, appena giriamo l'angolo farà altro. Quindi è inutile imporre un punto di vista, non serve a niente. Meglio accettare che il figlio non accetti il nostro punto di vista. E quindi possiamo sapere che ha un punto di vista diverso, non ci dobbiamo scandalizzare per questo. Possiamo parlare, possiamo dialogare, possiamo dare il nostro esempio. Vedete, in chimica esistono, almeno mi sono venuti in mente, 3 tipi di soluzioni, 3 tipi di relazioni tra le sostanze. Ci sono le emulsioni, i miscugli e le soluzioni. Le emulsioni sono acqua e olio. Se noi prendiamo dell'acqua e dell'olio, io quando facevo il cameriere mi ricordo che dovevo fare l'emulsione dell'acqua, dell'olio e dell'aceto col sale per condire l'insalata. Noi lo sbattiamo bene 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 e viene fuori un'emulsione bella, utile, funzionale, che possiamo consumare lì per lì. Ma se l'emulsione che faccio per fare l'insalata rimane lì per un'oretta, dopo un'oretta troviamo di nuovo, anche meno, l'acqua e l'olio nuovamente separati. Non abbiamo ottenuto proprio niente, abbiamo soltanto fatto finta di risolvere un problema. Invece le miscele e le soluzioni sono 2 cose diverse. La miscela è quando 2 sostanze si mescolano, si integrano, senza nessuna delle 2 che perde la propria individualità. Per esempio, zucchero e acqua, la molecola di zucchero non si scioglie nell'acqua, si dissolve. Quindi si ottiene una miscela omogenea, ma senza che le parti hanno perso la loro individualità. Questo credo sia la soluzione. La soluzione non nel senso chimico, nel senso psicologico migliore.
Poi esistono le soluzioni. Le soluzioni sono quelle in cui un sale si butta nell'acqua, si scioglie, si separa. Il sale non esiste più, esiste soltanto una miscela da dove l'acqua è il mezzo disperdente e il sale non esiste più. Questo è l'annullamento della personalità. Quindi credo che noi dobbiamo fare delle miscele con le persone con cui parliamo, se ci riusciamo. Evitare di fare le emulsioni perché dopo un po' si perdono, però possiamo provare a fare delle miscele, evitare in ogni caso di fare delle soluzioni, perché fiaccare la personalità di qualcuno, anche se quello diventa bravo ed ubbidiente, perché, ma non lo farà perché lo sceglie, lo farà perché gli è stato imposto. Quindi ripeto ancora quello che ho detto all'inizio, sono considerazioni criticabili, opinabili, è la mia riflessione, è la riflessione di qualcuno che non la pensava così. Quindi è un percorso, è il risultato di un percorso. Quindi accettatelo per questo, e se in qualche modo è stato utile per crearvi una verità vostra, utile per voi, ne sono contento. Ci vedremo comunque pomeriggio per parlare di quest'altro argomento che attiene a questo in maniera un pochino diversa. Vi auguro un buon sabato e vi ringrazio per l'attenzione con cui mi avete ascoltato. Grazie Valentino della condivisione. Ora invito i diaconi a passare per la raccolta delle offerte. Nel frattempo, come comunità, rimanendo seduti, canteremo l'inno 59, Prezioso è Gesù Salvatore. Adesso ci alzeremo in piedi per cantare l'inno 491, Fammi tuo servo.
Signore, questa mattina abbiamo riflettuto, pensato sull'importanza che hanno le persone che ci circondano. Insegnaci a rispettarle, ad accettarle, ad ascoltarle. Resta accanto a ognuno di noi in questo sabato, fa che possiamo vivere questa giornata in gioia e nel piacere di stare insieme. Benedicici ognuno, benedici le persone che in questo momento soffrono, non sono con noi fisicamente, lo possono essere sia ascoltando che pregando insieme a noi. Restaci accanto ancora in questo sabato, tutto questo in nome tuo. Amen. In principio era la parola. Ascoltiamo l'esortazione dell'Apostolo Paolo in Efesini 4. Nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete qualcuna buona che edifichi secondo il bisogno, ditela, affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. Via da voi ogni amarezza, ogni cruzzo e ira e clamore e parola offensiva, con ogni sorta di cattiveria. Siate invece benevoli e misericordiosi, gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Amen. Buon sabato. Ho appena avuto il piacere di ascoltare la predicazione, il messaggio che ha voluto appunto Valentino Jacquet condividere con noi, e a tal proposito tra pochi minuti dobbiamo presentare quello qui ai nostri microfoni. Esatto, se avete qualche domanda, avete qualche approfondimento che volete fare con lui di persona, lo potete fare allo 055 41 40 40, se volete appunto telefonare in diretta, questo è il vostro. Avere uno scambio anche in riferimento al tema che ha voluto sviscerare questa mattina. Esattamente, magari ci sono delle domande che volete fargli, delle cose che magari non avete capito, o semplicemente delle riflessioni che vi ha suscitato il suo messaggio. Nel frattempo, mentre lo aspettiamo, prima di mandare un brano musicale con Radio Voce della Speranza, ci è arrivato un saluto dalla nostra sorella che ci ascolta sempre, che ci ascolta con tantissimo affetto, che è la nostra Melina Trumino, che ci ascolta da Mirabella in Baccari, e appunto ci saluta e saluta con grandissimo affetto anche la chiesa, quindi la risalutiamo anche noi. 055 41 40 40, mandiamo un brano musicale attendendo l'arrivo di Dino Jacquet. To him who sits on heaven's mercy.
molto esatto, che dovrebbe essere, riflettevamo anche con Nicoletta, un po' il principio base della comunicazione, no? Però non è così scontato, cioè del che la comunicazione spesso tende ad imporre un messaggio. Infatti quando noi parlano di comunicazione attraverso i mass media, cioè è qualcuno che ti dice ti qualcosa e tu ascolti. Esatto. Quindi la comunicazione personale dovrebbe essere il contrario, ma spesso non è così, perché spesso chi parla non è disposto ad ascoltare l'altro quando replica. Perché, esatto, perché è convinto delle sue, appunto, come dicevi. Oppure è così poco convinto che non è in grado di argomentarle. È vero. Esatto, spesso diciamo mi sembra comunque ora mi si aprono diciamo alla mente, al pensiero, tantissimi scenari in cui questo accade, dove c'è magari un qualcuno che parla ma l'altra persona non dà neanche più di un tot di secondi per far sì che la persona possa realmente esprimere ciò che vorrebbe dire, e quindi tutto questo poi porta veramente a creare delle comunicazioni formato zip, quindi compresse, dove ci si danno magari degli spezzettoni, dei pezzetti di qualcosa, ma senza poi entrare nei particolari. Dettagli. Probabilmente anche per la paura di non sapere, eventualmente, come hai detto tu, argomentare ciò che uno ci chiede o ci, in qualche modo, che appunto ci chiede o ci contesta, diciamo, o magari anche per la paura di entrare in contatto, perché ma c'è anche quello. Io credo che è importante per me quello che ho premesso, cioè dire, finché noi pensiamo di sapere qual è la verità è un problema serio. La verità non è relativa, non è democratica, la verità è verità, non si può stabilire a maggioranza, non si può stabilire per gruppi, però la percezione della verità è dobbiamo accettare l'idea che è molto soggettiva, e quindi pretendere che la mia percezione della verità debba valere anche per te è un problema serio. Sì. Quindi se io non accetto che tu hai una percezione diversa dalla mia, altrettanto dignitosa della mia, anche se apparentemente a me mi sembra in quel momento che non va bene, certo, devo cercare di capire perché tu hai quella percezione. Fatto salvo il discorso della malafede, lì allora siamo in un altro campo, va bene? Sto parlando ovviamente di persone. Comunque un problema, io mi sono accorto tante volte, non so se voi vi è capitato, che come lo dicevo nella meditazione, che quando si parla con qualcuno non si ascolta quello che dice, ma quello che noi supponiamo che lui stesse per dire. Sì, 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 sì. È un po' quella cosa che noi siamo comunque incamerati nel discorso nostro e quindi interpretiamo anche quello che l'altro vorrebbe trasmetterci, ma sì, non pensiamo, c'era una scenetta, una famosa scenetta in bianco e nero con Walter Chiari, che era molto timido, e lui doveva chiedere a una ragazza di uscire con lui. E allora non sapeva come fare perché era molto timido. Allora dice... C'è una telefonata? Sì, la racconto dopo. La raccontiamo vai, dopo. Ascoltiamo. Allora, prendiamo aspetta, la linea. Mi serve ti serve cuffia, la cuffia. Assolutamente. Allora, pronto? Con chi stiamo parlando? Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Si sente? Allora, sono Mariuccia. Ciao Mariuccia. Ciao, carissimo. Tu oggi mi hai fatto toccare il cielo con un dito. Addirittura, ti ringrazio. Che bello. No. Tu sai che io il timbro di voce per me sono importanti, però permettimi di dire, nella mia assoluta ingenua mia fede, perché io sento di dipendere da Dio, che non hai parlato te, ha parlato lo Spirito Santo per te, perché tu sei quello che hai, tutto quello che hai detto sei tu. Ma io mi auguro che tanti fratelli abbiano avuto questo mio pensiero, perché è edificante ed è molto 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 realistico, ecco. Ti ringrazio Mariuccio, mi rincuori, perché sai, quando si tratta, per uno che non è del mestiere come me, tra virgolette, quando si tratta di parlare c'è sempre un po' d'apprensione. No, ma tu sei bravo di tua, no. Ti ringrazio, non mi lodare troppo, sennò divento rosso. Alla tua mogliettina, ciao a tutti, ciao Mariuccia, ciao, tanto siamo in radio, Valentino, non si vede se diventi rosso, però mi piace, apprezzo tanto il basso profilo che vuoi mantenere, ma che comunque raggiungi un risultato molto molto importante, secondo me.
secondo me, perché comunque sei chiaro, sei conciso e sei, insomma, hai analizzato i punti molto, molto chiaramente, quindi vabbè, diciamo per che questo è un avendo la fortuna, mi associo molto di parlare di Rado, uno quando gli dici fra due mesi devi parlare, c'è tutto il hai tempo di prepararsi. Stavo raccontando, esatto, questa ci stavi raccontando. Allora c'era questo che era molto timido e non sapeva come fare a chiedere a questa ragazza di uscire. Allora si rivolge a un amico che gli dà una strategia. Allora tu gli dici così, ma se lei poi mi risponde cos'ha? E tu allora rispondi così. E così, 4-5 obiezioni di fila all'altro, lui si era preparato a tutte le obiezioni. Praticamente, sì. Allora incontra questa ragazza, dice, vuoi uscire con me stasera? Sì. E ci rimane spiazzato. Va via, ma non sa più che fare. Perché non è in grado di seguire lo schema, perché il suo dialogo presupponeva determinate cose. Se non ci sono quelle, non sono in grado di... E questo, anche se diciamo questo è una scenetta ovviamente da ridere, però spesso è quello che succede. Se l'altro non dice quello che ci aspettiamo, non siamo più in grado di andare avanti. Esatto. Perché si creano dei preconcetti dentro di noi, quindi è un po' come un crearsi già un canovaccio, una strada che vogliamo seguire a prescindere, senza guardare quali possono essere le reazioni o quello che ci potrebbe trasmettere l'altra persona. Esatto. Sì, allora, è un'esperienza che si fa, per esempio, se c'è Marta che mi sta ascoltando me lo conferma. E la salutiamo. Sì, con le persone che ci sentono poco, no? Lei ha a che fare. Allora, sì. Quando tu dici una frase, se lui non capisce, suppone qualche cosa e capisce. Infatti, tipica la scenetta del sordo che capisce una cosa diversa. Ecco, spesso quando si dialoga siamo sordi, cioè non capiamo quello che l'altro dice, ma capiamo quello che noi crediamo di aver capito e non quello che l'altro veramente ha detto. Perché come hai detto anche tu in un momento, diciamo, del sermone, quando la parola, cioè quando noi parliamo con qualcuno, non è pura comunicazione verbale, cioè è una comunicazione verbale che ha poi tutti degli aspetti anche non verbali, come il tono di voce, come le espressioni del viso, la gesticolazione, eccetera, che però sono il frutto delle nostre esperienze, del nostro contesto, della nostra storia di vita e quindi soprattutto con tutto il discorso che stavate facendo adesso mi viene in mente che le comunicazioni di oggi, proprio a volte anche per la fretta o perché non si ha la voglia di cercare di fare lo sforzo e assumere il punto di vista dell'altra persona, sono diventate delle comunicazioni in cui non si ascolta ma si sente, forse. Sì, sì, cioè sì. Io sento quello che mi dici, cioè il mio orecchio funziona in questo caso, quindi io sento, mi arrivano i suoni, però non sto ascoltando, cioè non sto cercando di comprendere ciò che tu mi dici. E questo ovviamente è... Ecco, il discorso dell'allineamento tra la comunicazione verbale e non verbale è importante. Perché si vede, infatti, diciamo, gli analisti, ci sono tutti i film sull'FBI, no? Che analizzano gli atteggiamenti mentre parla, è importante. Allora, per questo, secondo me, è importante che il dialogo avvenga faccia a faccia. Allora, nei dialoghi tramite i mezzi, diciamo, i social, vedete che si scatenano spesso. Io leggo i blog certe volte, io non scrivo, leggo quelli degli altri. Certo. Ma si scatenano le cose più basse, gente che di fronte non aveva mai coraggio di dire quelle cose, ma di fronte a una tastiera le scrive, perché non hai l'altro di fronte. Perché c'è un grande filtro, un grande muro, sì, e manca tutto il non verbale. Sì. E quindi quindi parlare con una persona è importante, perché si comunica appunto con la parola e non solo con la parola, si comunica noi stessi tutto. Parlando con una persona. Esatto. Parlando in maniera diversa, insomma, siccome l'argomento poi di oggi pomeriggio, parlare attraverso le connessioni, purtroppo si perde, con questo alla sua importanza, per carità, perché per esempio posso scrivere qualcosa a una persona se non ci posso parlare mi è utile, però l'abuso crea questo problema di sì. Reale comunicazione. È un po' un'arma a doppio taglio, come ecco. Tutto come nella vita. Tutto, come esatto. Un coltello può essere utile per sbucciare le patate o per accoltellare una persona. Qualcuno. Quindi, niente è negativo di sé, è chiaro, bisogna vedere l'uso che se ne fa. A proposito di oggi pomeriggio, visto che hai detto ne parleremo oggi pomeriggio, vorresti condividere con i nostri ascoltatori un attimino come le affronterete, allora, le tematiche? E di che come si tratta? Affronteremo, diamo non un lo so, perché abbiamo un esperto. Allora, abbiamo un esperto che è il professor Tomai, che è un esperto di comunicazione, e quindi il titolo che io gli ho proposto, che lui dovrà sviluppare, è Siamo sempre connessi. In relazione appunto al fatto che ormai ognuno di noi ha il telefonino con 50 giga, 30 giga a secondo del gestore e abbiamo sempre la possibilità di dialogare col mondo, va bene? Quali implicazioni questo essere continuamente connessi può avere nel rapporto familiare e sociale? Ecco, direi una tematica assolutamente importante, anche quindi perché in scelto più un esperto avremo, che, esatto, che ci può aiutare. Quindi, esattamente. E tra l'altro vedo anche la proiezione di un film di Sconnessi che se è quello che ho visto è molto...
molto particolare, molto attuale. Allora, io non l'ho visto, me l'hanno consigliato mia moglie e mia figlia, che l'hanno visto, mi fido di loro. Sì. E quindi, quindi... Sì, attraversa proprio, parla proprio di questo, sì, di questo legame, come appunto del legame. Quindi noi avremo questa giornata che sarà una via di mezzo tra la riflessione e la socialità, perché nel mezzo tra il dibattito, perché sarà una relazione con dibattito, con discussione con il professor Tomai, e il film, avremo una cena insieme, cioè dire ognuno di noi porterà qualcosa, metteremo in comune e dialogheremo attraverso il cibo. Quindi oggi pomeriggio alle ore 17 in via del Pergolino. Cominciamo alle 17 perché poi andiamo a diritto. Esatto, dalle 17 in poi, perché appunto avremo anche la cena comune alle 19.30 e la proiezione a seguire del film Disconnessi. Vi invitiamo tutti voi che abitate a Firenze, comunque nei se volete venire, Firenze, qualunque sia il vostro credo, qualunque sia la vostra filosofia di vita, noi, anzi, se ci sono persone siamo che aperti, hanno un modo di vivere diverso dal nostro, ci fa piacere perché ci possiamo confrontare. Perché può essere soltanto una possibilità di arricchimento ulteriore. Quindi perché... in via del Pergolino 1 a Firenze. Perché tu comunque hai parlato di appunto essere, avere il preconcetto, però comunque non sempre è semplice trovare una persona che non ha questo, che ha, diciamo, questi preconcetti appunto di chiusura mentale. Certo. Quindi nel momento, diciamo, in cui magari, esatto, te Valentino, che appunto ne hai parlato stamattina, quindi sei una persona aperta all'eventuale, non sempre ci ognuno riesco, di noi ci prova sempre, e, però comunque ne sei a conoscenza, cioè già ammettere determinate cose è già un passo avanti rispetto a tanti altri. Quando ci troviamo di fronte a un'altra persona che invece è un po' più difficile da capire, più che da malmeare, perché non c'è da capire, da empatizzare, ecco. Lì diventa, cioè, lì a quel punto io, Nicoletta, probabilmente non so nemmeno se riuscirei a interagire, credo, necessariamente. Che è difficilissimo trovarsi di fronte a chi è diverso completamente da te, a meno che tu non abbia fatto un training autogeno per dirti che tu non sei né sei unico, irripetibile, ma così come tutti gli altri, come dice Davide Mozzato nella sua... Sì, è vero. Tu sei unico e irripetibile, però anche gli altri sono unici e irripetibili. Per cui, ripeto, se poi tu ti trovi di fronte a una persona che palesemente è falso, palesemente, o perlomeno lo percepisci come tale, anche lì bisogna stare attenti, però, perché palesemente è una parola difficile, cioè può essere facile dare del falso a un altro, può darsi che sia la mia percezione, esatto, quindi devo capire prima di arrivare a un giudizio. Ora, l'esempio banale che ho fatto del coltello e del morto è un esempio banale, ma esplicativo, cioè tra giudicare un assassino e un soccorritore spesso la differenza è zero. Sì, è tutto troppo relativo per trovare un punto da seguire necessariamente. E a tal proposito, visto che hai toccato questo argomento, ci arrivava una domanda da un nostro ascoltatore, sì, che chiede: noi ci sentiamo più Gesù o più samaritana? Ma mi sembra ovvio. Chi si sente Gesù? Io sono una samaritana che vorrei essere come Gesù. Ma siamo sicuri, perché penso che conoscendo anche la persona che ha posto la domanda, che fosse anche un po' a titolo provocatorio, cioè magari la risposta sia il problema, sembra senza, il problema è che chi se mi sentissi Gesù farei come lui, e quindi non avrei il problema di sentirmi Gesù, non so se mi spiego, come dice, esatto, Gesù: io non ho considerato rapina essere uguale al padre, ma mi sono umiliato. Quindi se avessi la mente di Gesù, cosa assolutamente impossibile, non avrei il problema, non mi porrei il problema. Beh, basta, c'hai che tappe. Infatti. Non abbiamo da aggiungere altro, perché come dicevo prima sei stato chiaro e conciso già nel... Mi fa piacere. Sì, sono stato utile. Ma i nostri ascoltatori già apprezzano comunque quando sei in tavola rotonda le tue riflessioni, quindi sono contenta. Se nella vita uno può essere di utilità a qualcuno, ben venga. Quindi fra 2 mesi ti ritroviamo di nuovo. Non lo so, quando di nuovo mi chiedono. Cioè, l'ultima volta avevo parlato sui rapporti familiari. Quando è stato? Un anno? Forse d'estate, di primavera estate. Okay. Quindi hai da domani, hai un anno di tempo, speriamo per meno. Quando sarà la nuova giornata della famiglia. Okay. Esatto, noi ti ringraziamo per essere stato con noi. Grazie. E ovviamente gli ascoltatori avranno il piacere di sentirti nei prossimi sabati come uno dei conduttori del Momento della Tavola Rotonda, ma speriamo appunto di sentire al più presto un'ulteriore tua riflessione, sì, proprio come sermone. Grazie ragazzi. Grazie Valentino, grazie davvero. Direi di chiudere qui, chiudiamo qui questa mattinata con la Chiesa Avventista.
dando l'appuntamento appunto a sabato prossimo alle 9.30 col momento della tavola rotonda e a seguire il momento del sermone. Però restate sul palinsesto di Radio Voce della Speranza per tutte le nostre interessantissime trasmissioni. Okay. Grazie Nicoletta. Grazie Marisabel, grazie Andrea, grazie Domenico in regia, grazie Loredana al centralino, grazie a tutti voi che ci avete ascoltato, vi lasciamo in compagnia di Radio Voce della Speranza e vi auguriamo un buon proseguimento di sabato. Abbiamo trasmesso Una mattina con la Chiesa Avventista, il programma in diretta è stato curato da Radio Voce della Speranza di Firenze.